Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Con me oggi c'è di nuovo Katty Vic, ecco, che è ritornata negli studios di casa sua. E quindi siamo nuovamente struccate. Vi salutiamo nuovamente struccate. Ormai c'è proprio... come mamma ci come ha fatto. Come a casa. Se vi siete persi il video della skincare lo trovate sotto nei miei video. Vi dico questo perché noi abbiamo già la pelle bella pronta e preparata per... fare un bellissimo trucco portabile, facile, veloce, easy. Esatto, perché io odio truccarmi tanto. Esatto. Proprio no. Quindi, nello scorso video, per chi l'ha visto, sapete che io di skincare ero un po' carente, mentre lei di trucco è un po' carente. Decisamente carente. Quindi abbiamo pensato di realizzare un trucco molto più basico, naturale, semplice, e farne uno su di me molto più strong, magari... per le sere. Direi che partiamo subito. Okay. Volevo mettere alla nostra Katty Vic una BB cream che non abbiamo, poiché ricordiamo sempre il fattore borace. C'è un po' borace. No, ce la sei dimenticata a casa tua. Ce la sei dimenticata la BB cream. Io c'era una BB cream, penso sia tipo del 2009. No, lasciamo stare. Ma... okay, i trucchi scadono, ragazze, i trucchi scadono. E comunque diciamo, se sono abbronzata tendo a non mettere il fondotinta, vado a correggere le discromie, brufoletti, imperfezioni con il correttore. Però siccome qua facciamo un trucco semplice però magari anche portabile la sera, direi che andiamo con un fondotinta leggero. Useremo questo fondotinta della Collistar Tenuta Perfetta. Questo fondo l'ho provato più volte e l'ho già ricomprato e lo trovo molto leggero, non ha un'alta coprenza. E quindi vado ad applicare sulla nostra Katty Vic un po' di fondotinta. Allora, premetto che Katty Vic ha una pelle meravigliosa, che non ha discromie, non ha niente, giusto forse qualche brufoletto. Però, diciamo, una pelle facile da lavorare. Quindi, vado con il pennello. Quindi abbiamo messo il nostro fondo che rimane molto naturale, molto... mm-hmm. Katty Vic, come lo senti il fondo? No, non lo sento. Ok. Effettivamente. Poi io sono una che dà fastidio al fondotinta, non lo metto mai. E poi lei è spudoratamente sincera, quindi lo direbbe. Sì, esatto. Vado con una cipria a settare il... vado con questa cipria della Deborah, vado a settare il fondotinta poiché sudiamo e quindi se non settiamo il fondotinta è un po' un problema. Diciamo che se avete una pelle estremamente secca questo step potete anche bypassarlo, però comunque anche io che sono una persona che non suda, minimo di cipria la vado a mettere giusto per settare il lavoro che ha fatto il fondotinta. Poi andiamo di correttore, l'Instant Anti-Age nella colorazione Sand, guarda in su. Il correttore andremo giusto a usarlo nella zona delle occhiaie che Katty Vic non ha, a differenza mia. Io quando metto il correttore sono solita metterlo anche sopra, poiché io ho delle discromie, cioè il colore della mia palpebra è diverso. Su di lei lo vado a mettere solo come primer ombretto. Ombretto. Perché mi sembra un po' YouTuber. Siccome appunto è un trucco basico, veloce, eccetera, non dobbiamo perderci in troppi passaggi. Però... andare a scaldare un po' l'incarnato, un po' di contouring, io lo farei. Quindi prendo la Hoola di Benefit e vado a fare un po' di ombreggiamenti. La nostra Katty Vic che mi aiuta facendo la tipica posa del pesce palla. Una modella così, ragazzi, non mi è mai capitata, cioè. Ecco, ad esempio, Katty Vic, prego, si giri verso la videocamera, ha la fronte bassa, nel senso non ha molto spazio, quindi non andrò a scurirle questa zona qua. Lo farò proprio leggermente qua l'attaccatura dei capelli, giusto per creare quell'effetto abbronzato, però non andate a calcare se avete la fronte bassa come lei. Farei un po' di illuminage. Oh, illuminage. Illuminage.
tutta. È una cosa che Giulia ha scoperto, le piace. Tantissimo. A Kattivik piace l'illuminante. A Kattivik piace l'illuminante. Direi che prendiamo... ammirate la bellezza di questi pennelli. Mi sembra che l'ho pagati 1 euro su Amazon. Vado a prendere questa palettina. Che è una droga per lei questo illuminante. Che è di Make Up Revolution, si chiama Peach and Glow. E io adoro questa palettina, che come potete vedere l'illuminante qua è scavato, perché lo uso costantemente. E io quando metto l'illuminante mi comincio a possedere un demonio. A volte esagera, tipo la vedi arrivare da 20 km solo perché c'ha ste guance che brillano di luce, però. Storie di illuminante. Poi con un pennellino un po' più piccolo lo vado a mettere sotto l'arcata sopraccigliare. Poi mi sento già Kim Kardashian. Mi senti Kim Kardashian? Può essere o non può essere? Può essere o non può essere. Quindi a usare pochi prodotti, io userò questo prodotto sia come illuminante, come blush e anche come ombretto. Quindi mettiamo un po' di blush sulle guance. Vado sempre dalla palette di Make Up Revolution, questa si chiama New Trails versus New Trails, non riuscirò mai a pronunciarlo bene, sennò... Vado a prendere un marroncino pescato da mettere qua nella transizione, vado a prelevare sempre da questa palettina il colore che abbiamo usato come blush, e lo stendo nella parte da metà dell'occhio in poi per dare colore e luce, mentre nella parte iniziale vado a prendere sempre il nostro Illuminati e andremo a mettere il Better Than Sex nella versione waterproof. Poi ci mancano le sopracciglia e le labbra. Sulle sopracciglia andrò a applicargli questa matita della Astra. Ok, le sopracciglia le abbiamo fatte. Oh. Si sta gasando. Wow. Allora, per le labbra ho 3 opzioni valide. Abbiamo una tinta labbra. Questa l'adoro. Che questa è di Sephora. Aspetta, ve la faccio vedere. Tinta labbra di Sephora nella colorazione 80. Questa è un passepartout, cioè va bene in qualsiasi stagione, eccetera. Dura tantissimo, okay. Potete mangiarci, bere, fare qualsiasi cosa. Oppure... più economica, tinta labbra della Astra nella colorazione 13 Gossip Girl, che è un colore pressoché simile. Oppure abbiamo questo rossetto che ho da una vita, che è I'm della Pupa, la colorazione è la S133, che è questo rosino carne. Oppure l'altra alternativa, proprio easy per rimanere più naturale possibile, il gloss di Fenty Beauty, questo è il gloss bomb. E non so, Kattivik, cosa vuole? Cosa allora, preferisce? Perché io uso sempre questo, che è una droga. Uh-huh. Però consigliami tu. Ok, quindi la nostra Kattivik ha scelto la tinta labbra di Astra, che si chiama Gossip Girl. Girl. Ok, poi io in questo momento non ce l'ho perché siamo sempre su un canale poraccio e quindi no, l'ho dimenticata a casa mia, però diciamo io alla fine metto un po' di spray fissante per il trucco in modo che così sono tranquilla. Quindi il trucco direi che è terminato. Ok, quindi il trucco easy e veloce è completato, adesso andiamo su quello un po' più strong, yes. Mentre Kattivik intratterrà, non lo so, farà un balletto. Ok. Allora, niente, io cosa devo dire? Che non è che ho un buon rapporto. A dire la verità, mi piace un sacco, cioè mi piace di trucchi. Io me ne comprerei tanti di trucchi, però sono sprecati perché non li uso, non mi trucco.
Quindi arriviamo a 20 like per convincere Giulia a comprarsi dei trucchi. Me li comprerò. Intanto, e proverò ad usarli. Io vado a mettere lo stesso fondotinta che ho messo su Giulia, semplicemente ne vado a mettere di più e lo stratifico. In genere il fondotinta, se sono abbronzata, non lo metto, però se non sono abbronzata lo metto e vado semplicemente a stratificare, e poi col correttore vado a correggere tipo brufolazzi, discromie, eccetera. Ok, poi ho messo il fondotinta, ne ho messo chiaramente molto di più di quello che ho messo a Kattivik. Vado a mettere il correttore. Io uso sempre questo della NARS nella colorazione Custard, poiché è l'unico che riesce a neutralizzare le mie occhiaie, che a differenza di Kattivik che non ha, io ce le ho, sono ben marcate. E anzi, spesso io d'estate metto anche solo il correttore, semplicemente, sulle occhiaie e sui brufoletti e via. Kattivik, esperienze col trucco? E già il sospiro dovrebbe farvi capire molto. Una volta al campo della banda. Lei comincia sempre così. Allora, una volta mi è partito lo schiribizzo. Ho detto, era appena uscita forse la moda del contouring, cioè che adesso ha preso piede, ma prima cioè, non c'era tanto, anche perché le vedevi nel 2000 come si toccava. Sì, il contouring, dai, queste sopracciglia che erano una riga. È una cosa che noi abbiamo preso comunque dall'America, perché in America c'è da molti più anni, però non ne siamo indietro. Qua in Italia, dai, il contouring non è che è arrivato da tantissimo. Allora niente, ho detto vabbè, vado a vedermi questi video di contouring, ce le provo anch'io. Giulia! Ha fatto un beep. No, nel senso che tipo avevo messo un botto di marrone qua e di bianco sopra. Sembrava... Cos'è usato di come bianco? Era una roba in crema, avevo comprato una roba mamma. In crema. Cioè sembrava praticamente Moira Orfei ai tempi d'oro. Ragazzi, questa storia non la sapevo neanche io, quindi. Sì, cioè... sì, ma cioè successo che l'ho cancellato subito. Poi ho provato fare, come si chiama, le prime volte che facevo sfumato. Lo smokey eyes. E quindi cioè praticamente quando Kattivik parla è tutto un beep. Esatto. Però poi obiettivamente, cioè se mi ci impegno, qualcosa di buono forse riesco a far uscire. È solo che non c'ho testa, perché non mi piace avere troppo trucco addosso. Cioè mi piaccio più struccata che truccata. Ma sa come siamo messi. Ma sai cos'è? Che tu avendo una bella pelle e tutto, cioè alla fine anche io fossi, se avessi la pelle come te mi truccherei meno. Penso che sia anche quello. Può essere, però anche tipo l'ombretto, tu le metti, fai tutti gli ombretti strani, sì, tutte le robe strane. Te non ce ne voglio. Non ce ne voglia, però vorrei una casa piena di trucchi. Perché per averceli, capito? Imparato. Donne, fantastiche donne. Intanto io ho settato il fondotinta e il correttore con la Cyprian, che è sempre quella che abbiamo usato prima. Poi uso sempre per fare il contouring la terra della Hoola. Boh, è da ieri che siamo fissati con le canzoni di School Musical. Bei tempi quelli. Perché stiamo invecchiando. Stiamo invecchiando, ragazzi. Ieri sono andata a fare un giro per vedere divani. Sto arredando casa, allora entriamo tipo dai cinesi per vedere se ci sono, sai, quelle cosine per la casa, insomma, da arredare così. E Rana mi fa, vabbè, se vuoi intanto andate a fare un giro per lì dall'abbigliamento. Io con la tristezza nel cuore ho detto, no, meglio andare nel reparto casa. Cioè, nel reparto casa, ce ne rendiamo conto? Siamo vecchie. Cioè, non ci sono andata nel reparto abbigliamento, ma niente. Una ragazza. Mi sono guardata le plafoniere. Di sani principi. Le plafoniere. Le plafoniere, beh, immagino che le plafoniere. È stato emozionante. Io mi hanno fatto vedere. Di pazzesco. Poi vado con l'illuminante
Chiaramente, ragazzi, con l'illuminante è una questione di discrezione. Io non ho discrezione con l'illuminante. A me piace brillare da luce propria. E anche non propria. Ti brilli, un po' brilli, un po' non brilli. Un po' brilli. Un po' fai, un po' brechi. Ok. Ho messo l'illuminante su zigomi, arco di cupido e angolo interno dell'occhio. Dopodiché andrò a prendere questa palette iconica, che ho fatto anche un video recensione, non so se l'avete visto, se non l'avete visto andatelo a vedere. Purtroppo questa palette è un pezzo unico, quindi hanno fatto, è andata sold out e non l'hanno più riprodotta, quindi, però diciamo che sono colori che, cioè, sono bellissimi, alcuni colori secondo me sono solo in questa palette purtroppo, però io oggi andrò a usare tutta la serie di colori caldi per rimanere comunque su un trucco abbastanza simile a quello di Giulia, ma un po' più carico. Andrò a prendere Marilyn, poi vado a prelevare... Scusate! che problemi hai? Non lo saprò mai dire. Prova a dire questo. Allora, facciamo dire a Cattivic questo nome. Cos'è che vado a prelevare? Yayoi. Ti fa ridere, yayoi. Mi sembra la salsa aioli. Yayoi. Ma cos'è la salsa aioli? È quella all'aglio. Che schifo. Buona. Allora, prendo yayoi e lo vado... Dai, che fa ridere. E lo vado a mettere nell'angolo esterno. Che bello che è, fichissimo. Aioi. Cut crease, ma diciamo una cut crease poraccio. Come? Cioè, ma aspettavo, non lo so, qualcosa di più. No, una cut crease poraccia. L'ho detto poi col tono professionale. Perché io rimango sempre professionale. Giusto. Vado a prelevare Grace e lo metto nel primo quarto della palpebra. Vedo l'ora di rimettermi le mani del pigiama, ve lo dico subito. Questa camicia a me. Questo eyeliner di Astra. Abbiamo. Certo. Abbiamo Cattivic in versione. Porta oggetti. Poi vado a mettere sempre Better Than Sex in versione waterproof per scongiurare qualsiasi cosa. Poi Cattivic porta oggetto. Ormai c'è, cioè, la paralisi qua. Facciamo le sopracciglia sempre con la matitina di Astra. Poi in genere io metto anche il fissante per le sopracciglia, ma in questo momento non ce l'abbiamo. Mi sono dimenticata il blush, quindi rimedio subito. Proprio poco poco, perché io non è che amo particolarmente il blush, però a me piace un botto. Vado a mettere la nostra tinta labbra di Sephora nella colorazione 80. Ieri ci siamo andate a rivedere tutte le cose che ci scrivevamo su Facebook nel 2010. È stato un tuffo nel passato, un tuffo nei ricordi, ci sono cose che non vorrei dimenticare. Comunque eravamo simpatiche anche già nel 2010. Sì, ma noi siamo sempre state simpatiche. Diteci qua sotto nei commenti quanto siamo simpatiche. Secondo me dai, non siamo abbastanza simpatiche. Perché voi ci dovete vedere nei momenti proprio tipo... Se volete più vlog sul canale farò dei vlog così ci vedrete in quei momenti. Esatto, salienti. Tipo quando ci chiedono di fare da babysitter agli animali, siamo... le peggiori babysitter sulla faccia della terra. Contate che dovevamo solo controllare che tre cani fossero in casa. Cioè, noi dovevamo entrare in casa e controllare che ci fossero tre cani. Siamo riusciti a farne scappare uno senza accorgersene. E quando è tornata la padrona, alle 4 di notte, se l'hai ritrovato davanti al cancello tutto sporco. Che non si sa che cosa abbia fatto in quelle 5 ore quel cane. E noi ignare di tutto a guardarci. E ci stavamo guardando il trono di spade. Sì, guardavamo il trono di spade e lasciavamo anche il cane, poverino. E ricordi, mi è venuto incontro tutto sporco. Ragazzi, fare abbiamo tante qualità, però non siamo delle brave dog sitter. Ecco, questo. Comunque, ho messo anche un po' del gloss bomb di Fenty Beauty e direi che il mio trucco è terminato.
Ok, quindi questa è la nostra proposta fresca. La nostra proposta di make-up leggero e strong. Fateci sapere qua sotto nei commenti se vi è piaciuto. Cattivic, ti sei divertita anche oggi? Anche oggi, ormai YouTube è casa mia. Libero senza della parola, forse. Dagli studio stai a casa mia, è tutto. Si sente a casa sua, quindi niente. Fateci sapere qua sotto in un commentino se appunto vi è piaciuto questo video, se vi piace questa tipologia di video, se ne volete altri, se volete Cattivic di ma nuovo. Ci saranno poi delle novità. Comunque sì, vi annunciamo che ci saranno delle novità, potreste rivederci insieme e chi lo sa, magari. In altri modi. Magari in altri non modi. Mentre facciamo le fighe sicuramente. Magari in altre occasioni, magari in altre zone. Comunque, stay tuned, mi raccomando, iscrivetevi al mio Instagram che troverete o qui sotto, adesso non mi ricordo, lo metterò poi in post produzione. Iscrivetevi al mio Instagram, volendo troverete tramite il mio anche il suo, se volete seguire Cattivic e le sue avventure. E niente, vi ringraziamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!